Prima di cominciare, ti invito a scaricare OneFootball, quella che a mio modo di vedere è la migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio. Link in descrizione, scaricatela se volete, le migliori news sempre. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Notizia di questo momento: Krunic è un nuovo giocatore del Milan. La fonte è Di Marzio, che ha dato l'ufficialità poco tempo fa, e quindi giustamente vi dico la mia sul calciatore che passerà probabilmente alla corte di Giampaolo, che proprio in queste ore dovrebbe firmare con il Milan. Allora, innanzitutto sì, è un giocatore da 4-1-2-1-2, perché ad Empoli ha giocato sia come mezzala, ma ha anche giocato come trequartista. Va detto che poi, tra l'altro, ha giocato anche come trequartista tra i due sulla tre quarti, perché giocava, non so se vi ricordate, vicino a Zaic nella prima parte di Andrea Zoli. Poi ha giocato anche come trequartista da solo, quindi è un giocatore molto duttile che può impiegare più ruoli e che al Milan di Giampaolo farà molto molto comodo, anche perché, ragazzi, si sta parlando di un calciatore che, tutto sommato, le sue buone prestazioni le ha sempre fatte. E comunque è un modulo, io ve lo ricordo e ve lo ripropongo, che punterà molto sui difensori centrali, che punterà molto sul mediano che andrà ad impostare, e poi ci saranno appunto mezzali e trequartista. E quando tu hai una pedina così importante, pagata così poco, perché si parla di 7-8 milioni di euro, che per me è una cifra relativamente bassa, che ti può fare 3 dei 11 ruoli in campo, perché uno tra i due mezzali o il trequartista, allora secondo me in generale hai fatto un buon acquisto. Attenzione, io lo so che cosa pensano i tifosi del Milan. Staranno pensando: ho capito, Sik, ma se vanno in Champions non puoi prendere Krunic. Allora, per me Krunic è un buon giocatore, quindi volendo, se vuoi andare in Champions puoi anche prendere Krunic. Non è ovviamente il colpo da 10 e lode, io ovviamente devo dare un voto a Krunic, do un buon 6 e mezzo, perché è un giocatore che ovviamente non mi aspetto che faccia il titolare, magari sarà il vice Paqueta sulla tre quarti. Paqueta sarà il titolare, su andrà all'Atletico Madrid, di come si sta parlando in queste ore, quindi poi quei soldi verranno reinvestiti in altri reparti. E appunto il vice Paquetà sarà Krunic, per dire, cioè non è che stai facendo un colpo per prenderlo e metterlo a titolarissimo fenomeno campione per i prossimi 20 anni del Milan, però è un buon gregario, no, un buon gregario, un buon, una buona, come cazzo si dice, un buon, vabbè, un buon panchinaro, un buon vice, che comunque ti può far comodo a mio modo di vedere. Tra l'altro, l'ultima stagione con l'Empoli ha fatto molto bene, ha messo a segno 5 reti, se non vado errato ha fatto anche 6 assist, ha giocato sulla trentina di gare, quindi l'Empoli è girato molto intorno a lui. Vi dico, per me Krunic vale una decina di milioni, anche un po' di più, un 11 milioni. Il fatto che l'Empoli sia retrocesso in Serie B ha fatto sì che questo giocatore scappasse da Empoli e che quindi facilitasse il suo trasferimento al Milan. Però dall'altra parte forse il Milan poteva anche guadagnare qualche milioncino in più rispetto ai 7-8 spesi, proprio perché l'Empoli è retrocesso, quindi mi aspettavo magari un 4, un 4 e mezzo, un 5, nonostante, ribadisco, che per me era solo condizionato dal fatto che l'Empoli fosse retrocesso e il giocatore spingesse per andare via, perché poi il valore del giocatore è sulla decina di milioni di euro in questo momento ed è destinato a salire. Per quanto riguarda il fantacalcio, io ve lo consiglio solamente se prendete anche Paquetà, poi guardatevi anche le amichevoli pre-campionato, perché imparerete molto a vedere come giocherà Giampaolo. È un modo un po' complesso, quindi, cioè, ad oggi magari vi dico che Krunic non giocherà, tra un mese ci renderemo conto che Krunic sarà titolarissimo. È un giocatore che le potenzialità le ha, però deve metterle in campo, deve dimostrarlo, e non sarà per niente facile. Detto questo, fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste ancora fatto. Se vi dà piacere, vi invito a lasciare un mi piace, che come sempre un dislike. Vi ringrazio di aver visto questo video, vi invito a seguirmi su Instagram, dove mi chiamo Simone Sicolf, trattino basso offrio, il buon sciolo all'allene come sempre. Ci vediamo in un prossimo video.